Un fiore di primavera. Profumato. Zufolo, io devo andare. Torni domani. Va lontano? Dietro la collina. Abita con suo padre e la matrigna. La mamma vera è morta. Margherita non è felice. Lo sarà. Certo, perché è buona. E tu sei sveglio, Zufolo? Sì, dormo poco e di rado. A te. Tienila per ricordo. Io mi chiamo Arsenio. Arsenio? Margherita! 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 Me l'ha regalata Arsenio. Arsenio? Sì, si chiama Arsenio, come io Zufolo e tu Margherita. Arsenio. Quando ero giovane, anch'io amavo la caccia, ma non al punto da farmi dimenticare le norme elementari di cortesia. Scusatemi, bambò. Le tracce di una cerbiatta ci hanno spinto nel bosco. Cerca di giustificarti. Francesca degli Uberti è nostra ospite. Vi prego di non scusarvi. Ne sarei umiliata. I doveri qualche volta sono opprimenti. Io li detesto. Questo non è il caso. Comunque ammiro la vostra sensibilità. È già qualcosa? Sono immensamente grato al vostro sorriso. È sincero. Ah, avete letto qualche verso? No. È un piacere che mi riservo per le ore più belle, nel mio giardino, all'ombra del mio cipresso preferito. E chi vorrà trovarmi, quando tramonta il sole, è incantevole. No, non aver paura, la tua matrigna è fuori. L'ho vista andare verso la torraccia. Guarda che t'ho portato. Uno scialle più bello dell'altro. E poi questo vestito, che è una meraviglia. Provalo. Ti starà benissimo. Ma... Su, via. Mettilo. Non ti guardo. No. Io vado fuori, sulla porta, a guardare il sole. Thank you.
Ma io ti ho già vista così. Dove? Sull'altare maggiore della nostra chiesa. Quella Madonna che è venuta da Firenze. Bravo, Zufolo. Hai l'occhio esperto. È la Madonna del Cimabue. Se io avessi un vestito nuovo, mi farei vedere da tutti in paese per far consumare di rabbia quelli che non mi vogliono bene. Siete un nobile cavaliere e io una contadina. Tu sei Margherita e io Arsenio, null'altro. Chissà quante dame penseranno a voi. Nessuna mi ha rivelato questa sensazione nuova che provo solo con te, guardandoti negli occhi. Margherita, mi credi sincero? Sì. Ti amo. Devo tornare a casa. Sentite? Mi chiamano. Anche lui vi chiama. Dobbiamo lasciarci. Ho tanta paura, Arsenio. Io no. Ho fede, tanta. Nessun ostacolo potrà impedire che questo bel sogno si realizzi. Essere nel chiuso. Vedo che i miei regali li hai messi a profitto. Da quella ragazza accorta e piena di giudizio che sei, anche se non pare. Messer Arsenio del Monte, hai mirato alto. Sarà un bel matrimonio. Ti aprirà le porte del suo castello. Ti ha detto questo, non è vero? È vecchia la storia, per far cadere in trappola delle bestiole incaute e sciocche come tu sei. Ed io non voglio... Bene. Ma non guardare troppo in alto quando puoi avere quello che cerchi da un uomo tuo pari, abbastanza ricco, che potrà darti quello che meriti. Oh, sei bella, Margherita. Come hai fatto con lui? Ti ho vista, sai, quando l'hai baciato. E gli avrei strappato il cuore. Aiuto! No, aiuto! No, lasciatemi! No, no, non ti lascio! No! Ma io voglio sapere se mi ama o mi tradisce. E tu me lo devi dire.
Il cuore degli uomini è un labirinto. Hanno più sentimenti e amori loro che pungiglioni il porco spino. Prendono dove possono e amano i fiori freschi. Sei tu un fiore fresco? Basta, maledetta! Non farmi più domande. Mi fai male. Ho le ossa tenere come una bambina. Perdonami, Drupa. Ho qualcosa qua dentro che mi brucia. È un brutto male il tuo. Bisogna sbarazzarsi della persona che ci procura questo male. Sì. La caccerò di casa. E lui tiello legato se non scappa. Ma prima di partire per Firenze e trattare i vostri affari, che sono anche i miei, devo concluderne uno domani che dovrà riempirmi la borsa di fiorini. Una pietra preziosa. E il disegno è ancora più raro della pietra. È di Enzo Bicci, una storia d'amore. Che ne dite? È come il sole. È miracolosa. Non ti muovere, Margherita. Guardate. Sta attento che la puoi accecare. E questa pietra sarà il dono che Francesca degli Uberti farà al suo promesso sposo Arsenio del Monte. Arsenio del Monte con Francesca degli Uberti stanno bene insieme, un matrimonio d'amore e anche d'interesse. Arsenio è un buon partito, terre, cavalli e quel che gli ha lasciato sua madre, il più bel palazzo di Toscana. Arsenio che si sposa, povera Francesca. Quello non ama che la caccia, i cavalli e i suoi cani. Credo che tu sia male informato, Pietro. Arsenio approfitta di tutte le occasioni e alla vigilia delle nozze sta ronzando intorno a una bella ragazza della nostra contrada. La più bella, forse. E lei ci cascherà nel trabocchetto. Che le nostre ragazze di campagna, al cospetto di un cavaliere di alto casato, rimangono abbagliate, come al riflesso di questa pietra. Chi ti ha raccontato questa storia? Uno che è bene informato. Ti hanno raccontato una panzana. Io non credo neanche al matrimonio. Basta che ci creda Francesca degli Uberti e che io possa concludere un buon affare. Vi saluto. A domani. Vi accompagno, Marco. Certo. Sarà. Dammi da bere, che questa storia mi ha messo sete. Tutte le storie sono buone per farti bere. Ognuno profitta come può. Chi è la più bella ragazza della contrada? Se proprio ti interessa di saperlo, domandalo dal segno del mondo. Lo domando a te, che ti interessi tanto a questa storia. Certo. Oggi li ho sorpresi presso il fiume che si baciavano. Ed hai sofferto? Piacere non mi ha fatto. E poi tocca a te difenderla, che sei la matrigna. Io sono la tua donna e basta. Non sono stata altro nella mia vita. E tu lo sai quello che ho fatto per te. E sono pronta a fare anche del male. Bada, Marco, tu mi conosci. Non fantasticare. E pensa a quello che ti ho detto. Per il tuo bene. Marco. Che serata tiepida. L'annata si presenta bene. Dio ci salvi dalla grandine. Ma cosa vai a pensare? Grandine e corna guastano il podere. Buonanotte, Tancredi. Buonanotte. Buonanotte. La storia di Arsenio ti riguarda. La più bella ragazza della contrada, tu lo sai, è Margherita. Cosa vuoi dire? Che Marco l'ha sorpresa in dolce amplesso con Arsenio del Monte. Non può essere. Questa è la tua colpa, di crederla innocente. Tu non la conosci, ma io sì. Margherita! Margherita!
Arsenio. Perdonami, babbo. Bisogna chiuderla in convento. Oh, sì, in convento, dove volete, ma non più qui. Ve ne prego, babbo, non più qui. Noi l'attendiamo come una sorella. Quando vorrete, domani, che il Signore vi accompagni. Francesca, vorrei vederlo anch'io. Sai che amo gli oggetti preziosi. È un bel dono. Quel diavolo di Marco ha del buon gusto. Se lo sarà fatto pagare caro, ma lo merita. È un'opera d'arte. Arsenio lo gradirà. Inconsideratamente ho acquistato quest'anello. Non siamo ricchi abbastanza per far questo. Potrei rivenderlo. Francesca Del Monte sarà la donna più ricca di Cortona. Io non sarò mai la sposa di Arsenio. Cosa vuoi dire? Marco mi ha confermato quello che io presagivo. Arsenio è innamorato, ma non di me. Marco è un bandito. Marco è geloso, ama la stessa donna e ha paura di Arsenio. E tu accetterai questo affronto? Nessun giuramento ci vincola. Suo padre ha già fissato il giorno delle nozze. Senza chiedere il parere di suo figlio. Arsenio dovrà obbedire alla volontà di suo padre. Ma io no. Il matrimonio per me è un giuramento d'amore. Francesca, l'hai detto tu stessa. Noi non siamo ricchi. Ah, è per questo? Venderemo quello che ci resta. Io sono pronta a fare qualsiasi sacrificio, ma la mia dignità prima di tutto. E sta bene. Venderemo quello che ci resta. Tutto. Ma ti avverto che non basterà a pagare i miei debiti. Lo so. Hai dilapidato la sostanza di tuo padre. Ed è per questo che ti parlo così. Non voglio che tu abbia a soffrire per colpa mia. Ti ringrazio. Sei generoso. Tu mi disprezzi. Hai ragione. Ma io ti voglio bene. E vorrei vederti lieta. Tu ami Arsenio. Per questo non transigo. Te ne prego, Rinaldo. Lasciami sola. Margherita, che cos'è? Perdonami, Arsenio. Sono venuta a dirti addio. Per sempre. Non ci vedremo più. Domani vado in convento. L'ho voluto io. Sì, anche per il tuo bene. Chi ti costringe a questo? Nessuno. Te l'ho già detto, l'ho voluto io. Non è vero. E tu non sai mentire. Io non ti lascio. Sono pronto a tutto. Qualunque sia l'ostacolo, pur di non perderti. Sei il primo e solo amore della mia vita. Arsenio. Abbi pietà di me. Sì, dobbiamo aver pietà del nostro amore, che ci vuole uniti per sempre. Arsenio.
aver paura. È colpa mia se Margherita è fuggita con Arsenio. Maledetto! Sei riuscita, eh? Margherita se n'è andata e me ne vado anch'io. Baldracca! Mi sono rivolto a voi, capitano del popolo e supremo magistrato, perché facciate trionfare quello che è mio preciso diritto e mia ferma volontà. Ho molto meditato su quello che mi avete scritto, ma per quanto riguarda l'arresto di Arsenio, non vige più la legge che dà al pater familias potestà assoluta sui figli. E sta bene. La legge dice che io non sono più suo padre e che lui non è più mio figlio e che ha il diritto di tenersi sotto il suo tetto quella svergognata pecoraia. Capitano, i casi della vita sono tanti. E se un giorno quel balordo dovesse presentarsi in casa mia, vedrà che suo padre, con o senza potestà, sarà capace di buttarlo fuori con le sue stesse mani. Questo diritto mi sarà rimasto, spero. Certo. Però non dovete dimenticare che sarebbe errore imperdonabile suscitare uno scandalo. Guglielmino degli Ubaldini, capo dei Ghibellini in Arezzo, ci sorveglia e ne approfitterebbe a suo vantaggio. Eminenza, riconosco il mio grave errore. E voglio riparare. Siete andato contro la volontà di vostro padre. Ecco ciò che vi condanna. Unirsi in matrimonio con una donna che non si ama, credo sia contro le leggi umane. E ora, quali progetti avete? Fare di Margherita la mia sposa. Supplicare il Santo Padre per vostra intercessione che conceda e santifichi il nostro matrimonio. È meraviglioso. Degno di voi, Madonna. Voglio provarlo. Questo è l'abito nuziale e quel velo coprirà il capo della sposa cadendo sulle spalle in ricche pieghe. Teresa, credi che si avvererà questo sogno? Non è più un sogno ormai. Ah, sì, non è più un sogno. Maria, dammi lo specchio. Teresa, la mia collana. Voglio essere bella. Non vi basta ancora? Perché Arsenio sia orgoglioso di me. Il giorno delle nozze ci sarà il fiore delle dame di Cortona, di Montepulciano ed anche di Siena. Quelle pettegole si sfioriranno d'invidia, credi? Lo vedrete. Scusatemi, Madonna. Ho commesso un atto contro la volontà del mio padrone che ha negato a chi che sia di entrare nel palazzo. Le guardie stavano per cacciarlo, ma sono intervenuto io e l'ho fatto passare. Nel salone c'è vostro padre che vi attende. Mio padre. La colpa è mia, soltanto mia.
La cattiva sorte è entrata nella nostra casa e ci ha colpiti. Babbo, io amo Arsenio, che mi vuole sua sposa avanti a Dio. Menzogne! Che il Signore abbia pietà di te, dovrai subire le più basse umiliazioni come tuo padre. Che ha vergogna di se stesso. Ecco Arsenio. Devi parlare con lui. No! Lasciami andare. Che vergogna! Che vergogna! Aiuto! Aiuto! Messer Rinaldo! Aiuto! Madamigella Francesca è riversa sul suo letto. L'ho chiamata più volte. Non risponde.